Salve ragazze, buonasera, benvenute nel Micesso. Allora, proposta di make-up per l'anno nuovo, per l'anno. Eccoci qua, benvenute nel Micesso. Allora, cicchino, 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 cicchino. Allora, mi avete chiesto, tante ragazze di voi mi avete mandato dei messaggi privati, mi avete mandato un sacco di cosine anche sulla direct di Instagram, dicendomi appunto di fare qualche proposta per il trucco di Natale, per il trucco della vigilia. Io non ho avuto tempo, ragazze, perdonatemi, però non ho avuto tempo, sono stata molto impegnata. Fare vlog richiede un po' di meno, nel senso che non è che ci vuole meno impegno, stai sempre con la videocamera in mano, però ecco, dal momento che che l'hai messo su, dopo è una, cioè che registri, dopo l'editing del velocemente, mentre così ci vuole, cioè fare un editing, editare un video di make-up ci vuole un pochino di più, bisogna prepararsi con il trucco, sta lì un bel po', ecco, non è una cosa semplice. Cioè, non ho avuto tempo perché con la bambina, tra preparare pranzi, questo e quest'altro, allora ho detto, dico va bene, dico via, facciamo così e gli farò la proposta di trucco di fine anno. Poi questa è la prima, ne volevo fare due o tre in modo tale da accontentare un po' tutti. Questa l'ho fatta un po' pesantuccia, diciamo così, e, ho fatto una base viola, vedete, blu. Ok, non so se si vede, e ho dei brillantini perché l'oro non guasta mai, l'oro ci vuole ragazze, l'oro ci vuole, bisogna brillare, brillare, bisogna brillare proprio per l'ultimo dell'anno, per cui ho detto, dico va bene, dico, faccio questa proposta un pochino più pesante e poi il resto le faccio un nude, avevo intenzione di fare, e uno su colori un pochino più caldi del marrone, arancio, così, ecco. E vabbè, io vi lascio al tutorial, guardate un po' cosa ho combinato, se vi è piaciuto un pollice in su e condividete il video. Ciao belle, Ciao allora subito a Sara. lavorare sugli occhi. Dunque, spero di aver posizionato bene questo attrezzo. Ok. Allora, siccome è un trucco abbastanza pesante, ci sta che avvenga un po' di follia. Vado subito a lavorare sugli occhi lasciando per ultimo la base. Quindi, per fare questo trucco avete bisogno di una matita morbida. Io in questo caso uso questa di Brochet, che è una matita morbidissima, e vado a fare questa lineetta così e la vado a sfumare. Lina di matita, perché c'ha anche dei piccoli, dei micro brillantini. Quindi è proprio adatta, Sì, io insomma. andrei a Ecco. prendere questi di Neve Cosmetics, gli intensissimi, questo colorino qua che è La bellino. passo qua sopra dopo ho messo la matita nera. Un ombrettino, questo viola, che potete usare qualsiasi viola. Ora, vabbè, io sto usando questo qui, però ce ne sono tantissimi di viola a disposizione e vado a portarlo come in alto, come colore di Largata transizione. sopraccigliare, invece vado a prendere un colorino neutro perché un colorino neutro smorzare un pochino, ok, e sfumiamo un po'. Prendere questo matitone di Hollister che è un po' brillantinoso, sbrilluccicoso, e lo passo qui come base. Oddio, dal vivo questo ha una lucentezza che lasciami stare proprio, eh.
Bellissimo, veramente. Lo vado a posizionare qua, così. Come base vado a prendermi un primer base, però è illuminante, quindi dà quel tocco di luminosità al viso, oltre a togliere le imperfezioni. Illumina proprio la pelle, questo primer di Brochet. Lo vado a prendere col pennellino perché è quasi finito e quindi mi torna meglio far così, perché se no mi impiastriccio tutta. Allora, andiamo a prendere un correttore. Prendo questo della NYX. Ora occupiamoci di queste sopracciglia che sono un po' penose. Di brochet. E le vado un po' a definire. Brown pot della Mulac. Le vado a fissare. Matitina. Uso questo di Essence, questo qui, che non è male come mascara. Sulle labbra invece vado a mettere questo di Huda Beauty, dalla palette questa qua, che bellissima, ragazze. Lo lascio asciugare un attimo e poi ci passo al centro questo top coat che è tutto brillantinoso. Così lo rende ancora più. Più brillante. Da questo effetto un po' metallico, ecco. Che va tanto ora di moda. Io vi mando un bacione grosso grosso e noi ci sentiamo al prossimo video. Spero
spero di esservi stata di compagnia.